Eccola qua. Ok. Ora cercherò di colpire questi due. Purtroppo l'arma è scarica, non... Uno. Gli ho colpito. L'arma è scarica. Per questo non li ha buttati lì. Ciao a tutti, ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale Bilia Maria. Oggi vi presento il mio giocattolino. Si tratta di una pistola soft iron a gas, perché ci sono due tipi di pistole. Allora, quelle a gas e quelle a CO2. Quelle CO2 sono un po' più potenti di quelle alla gas. Però io mi sono comprata questa qua a gas. Mi sono comprato questa qua a gas perché per un rapporto, diciamo, di
siccome il gas costa un po' più di meno, poi essendo la mia prima pistola, ho voluto valutare, cioè, la cosa, ho voluto valutare la cosa che mi conveniva, giustamente. Ok? Quindi io ho scelto il gas. A parte gli scherzi, ragazzi, vabbè, parliamo della pistola ora. Questa si tratta di un modello a gas della Softail, come prima già vi ho detto. Abbiamo rifatto l'introduzione. Questa qua è una pistola HG 190, il modello per cui me l'hanno venduta come marca HFC. In effetti è bugia, che questa non è HFC. La custodia ci rileva che è un modello prodotto dalla LuxAir. Comunque è simile alla HFC, e poi è un modello che l'HFC copia. Questo modello somiglia alla berretta M9, è una copia della berretta M9. Allora, questo modello è rifinito come un modello in ABS. Sì, è vero, in ABS abbiamo solo il calcio, sarebbe l'impugnatura, mentre il carrello, ecco qua, la slitta e la canna. È tutto in metallo, vedete? Anche ecco qua, tutto in metallo. Anche il caricatore, solo che ha una pecca. La pecca è che ha montato questa slitta, la slitta dei colpi, ce l'ha in plastica, e questo è un grande errore. Perché? Perché se vi casca a terra una, due, tre volte, o fate forza con i pallini, si potrebbe rompere. Quindi i pallini, un errore che ho fatto anch'io, non vanno messi da qua, ma vanno messi, ecco qua uno. Poi vabbè, c'è anche un caricatore che carica i pallini, l'ho mandato già a prendere, poi quando ve lo farò vedere, quando mi arriverà, ecco qua, si inserisce il pallino da qua. Ok, per caricare questa pistola ovviamente si mette il caricatore qua, però prima di fare ciò non voglio saltare i passaggi, perché vi stavo dicendo, questo era un modello in metallo, eccetera, vi devo dire le altre caratteristiche. È una semi-automatica che praticamente può sparare tutti i colpi che ha nel caricatore in pochissimi secondi, in automatico, ta 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 ta, e va bene. Perciò semiautomatica, perché vi spara il colpo singolo e il colpo automatico se premete due o tre volte il grilletto, oppure lo tenete premuto per un po'. Porta i pallini da 20 grammi di 6 mm, eccoli qua, di 6 mm, questa qua. E sono, io ho comprato questa marca qua, Guarder si chiama. Questa marca qua è performante davvero. In effetti hanno dichiarato che 1 chilo di pallino sono 5.000 colpi. E come gas io uso questo, il Diablo, perché me l'hanno consigliato. Costa un po' di più a confronto agli altri gas, ma è molto più performante. Un po' di differenza la si sente. Questa qua dovete stare attenti, perché questa pistola qui, essendo, è un giocattolo, perché è dichiarata sotto un joule, sotto un joule, quindi non supera il joule, perché se superassi il joule è un'arma vera e propria, e quindi c'è bisogno del porto d'armi. I ragazzi al di sotto di 18 anni non è consigliabile dare, magari se ha 16 anni gliela potete dare, ma sotto il vostro controllo, il controllo di un genitore. Vi stavo dicendo, questa qua è pericolosa, perché essendo un giocattolo, questa
essendo un giocattolo, dovete stare ad una distanza, dovete avere le persone a una distanza massima di 10 metri, perché dopo vi farò vedere una foto a una distanza di 5 metri, 4-5 metri, una lattina di una latta in metallo, quella della Red Bull, l'ha proprio oltre schiacciata, l'ha bucata e quindi è un po' pericolosa. Oltre i 10 metri non c'è più pericolo dai 10 metri. Questa può sparare fino a 40-50 metri, questa qua, il raggio d'azione di questa pistola, però è meno offensiva. Beh, che dire, vi volevo spiegare anche come funziona. Così si mette il caricatore, il primo colpo va messo in canna, vedete? Ecco, è entrato. E poi potete sparare, ma siccome sono in ambiente chiuso, non posso sparare qua, altrimenti faccio danni. Quindi io, ecco qua, questa è la sicura, io la metto in sicura, vedete? Ah, e non spara. Poi si toglie il caricatore. Una volta facciamo finta che avete sparato, una volta sparato togliete il caricatore per disarmare l'arma, è come le armi originali. Ecco qui, si fa così, vedete? E casca. Eccola qua. Ed ora avete l'arma disarmata. Tolgo la sicura, si spara o verso l'alto, però non intorno ai palazzi perché altrimenti uccidete pure qualcuno, fate male qualcuno. Il tiro rivolto verso il basso così. E provate a sparare in casa, vabbè, lo faccio perché sono sicuro, abbiamo visto che il pallino non c'è. È così, così si scarica l'arma. Dopo che è scaricata l'arma, assicuratevi sempre prima di posarla di mettere sempre la sicura e non rimanerla in valigetta con il caricatore inserito. Uno, perché si potrebbe con un urto così si può rompere l'arma. Ecco qua, l'ho posata così. Bella, sistemata e state sicuri. Mi raccomando, ragazzi, non usatela, non fatela usare ai bambini inferiori ai 16 anni. Un altro mio avviso è quello là che quando dovete camminare, cioè camminare, andare per strada o portarvela nel vostro campo di allenamento, in qualsiasi parte, avete bisogno sempre della valigetta. E state sicuri, se vi ferma qualcuno, polizia, carabinieri, la forza dell'ordine, voi siete sicuri perché ce l'avete. Ecco qua, l'avete in sicura, scarica e poi col caricatore disinserito. Ok? Al prossimo video, mi raccomando, commentate, iscrivetevi al mio canale. Alla prossima, la prossima recensione, al prossimo video, perché nel mio canale ci sono video di varie cose. Ciao ragazzi!